Ecco, continuiamo da qui, scendiamo, abbiamo girato praticamente la chiesa e ci sono queste altre scalinate che ci porteranno direttamente a Mare Chiaro. Signore, davanti a noi sta andando al mare. Ovviamente. Guardate in che tenuta sta. Siamo a metà novembre. Volendo, uno può anche chiedere informazioni e prenotare, vedete, le escursioni e noleggio di kayak. Ora qui, quando arriveremo, ci saranno una serie di ristorantini famosi. Uno dei più importanti si chiama Cicciotto. Ma c'è anche il Faretto o Alfaro. E io andavo spesso al Faretto, dove ho fatto anche il battesimo di una delle mie figlie, la primogenita a Ginevra. Qui si scende. Allora, il percorso a piedi fino adesso è durato 17 minuti. Ed ecco qui, siamo per scendere giù a Mare Chiaro. Io che vengo da Milano faccio ridere con questo giubbotto addosso. Questo è il ristorante da Cicciotto che vi dicevo. E qui i napoletani di Posillipo, o anche chi conosce questa zona, ovviamente viene a farsi il bagno. È o non è uno spettacolo? Però vi voglio portare proprio alla famosa fenestrella. Lì andavo con mia madre a mangiare, l'ho fatto tutti i suoi compleanni quando era in vita, proprio alla fenestrella di Mare Chiaro. Questo è il ristorante famoso, ma adesso scendiamo giù dove ci sta proprio. Giorno. Si passa da dietro. Poi si arriva alla fine di questo percorso, dove troveremo la fenestrella di Mare Chiaro, famosa in tutto il mondo per chi ovviamente ci è venuto. Abbiate la gentilezza di seguirmi e di seguire tutto il video, se no non riuscite a capire di cosa io sto parlando. Pensate, ci sono ancora i lettini fuori perché i napoletani, noi, dopo una giornata del genere andiamo ancora al mare. Se magari non ci facciamo il bagno, magari ci prendiamo il sole. Quindi alla fine del percorso, guardate il mare com'è pulito. Ci impiegheremo e ci impiegherete 20 minuti a piedi, ovviamente. È uno spettacolo o non è uno spettacolo? Il Vesuvio, la Cossa Posillipina, Capri di Fronte, la penisola sorrentina e il mare pulitissimo. E che ve lo dico a fa'. E là c'è la famosa scritta da Salvatore Di Giacomo, canzone famosa a Mare Chiaro. Ciao a you, spero che vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi al mio canale, mettete tanti like e che ve lo dico a fa con questo panorama mozzafiato. Ciao a you, un abbraccio.